Afflosciati gli uni sugli altri. Avevo appena finito di scrivere il racconto intitolato I sogni di ieri e capitai in terrazzo dove mio figlio aveva lasciato al sole alcuni giocattoli di gomma. Stavano afflosciati gli uni sugli altri e sembravano inutili. Era un'immagine che commentava perfettamente il mio racconto. La fotografai e l'abbinai alla storia come commento visivo. Da quell'idea quello che scrivo lo accoppio ad una mia sensazione fotografica e col tempo mi sono chiamato fotoscrittore. Sarei ricco se si vendesse la fantasia. Commento. Questa è immaginazione e non fantasia. L'immaginazione è una facoltà magica, il sale della terra, il colore del mondo. Il genio è immaginazione controllata dalla ragione. Quando ci parlano della verità da loro conosciuta per esperienza diretta, i maestri immateriali contano sulla nostra immaginazione. Questa e questa sola può essere mediatrice di un colloquio tra noi e loro.